Alla fine del secondo conflitto mondiale, un gruppo di giovani lungimiranti fu coinvolto in un'esperienza indimenticabile. Tra i loro meriti ci fu la scoperta delle isole Eolie e la produzione pionieristica di film di ottima fattura e documentari innovativi. Stiamo parlando della Panaria Film, casa di produzione cinematografica che ebbe tra i suoi artefici il principe Francesco Aliata e che deve il suo nome all'amore per l'arcipelago eoliano. Come non parlare delle suggestive immagini del documentario Tonnara, primo filmato subacqueo girato nel 1946 e che rimane il capolavoro unico sulla pesca dei tonni. Aliata e i suoi amici filmarono anche la pesca dei pesci spada nello stretto di Messina, ma da questa gloriosa casa di produzione siciliana furono realizzati alcuni dei lungometraggi più importanti del cinema mondiale, come La carrozza d'oro di Jean Renoir, maestro indiscusso del cinema francese. Abbiamo avuto la fortuna di vivere in momenti determinanti della storia del cinema, mondiale, e momenti importanti della storia della nostra società, cioè dalla fine della guerra, da quando è nata la nostra avventura cinematografica fino al 1956, e quindi un momento in cui si ricostruiva tutto, dallo spirito alle cose. E quindi noi abbiamo fatto parte di questi ricostruttori, sia pure senza averne la percezione in quel momento. Le Eolie furono anche lo scenario di una delle pagine più belle dell'antologia cinematografica italiana, con la famosa querelle tra Ingrid Bergman e Anna Magnani, rispettivamente Nuova e Vecchia Fiamma di Roberto Rossellini, che in quegli anni avrebbe girato uno dei suoi capolavori, Stromboli, Terra di Dio, proprio con la bellissima attrice svedese di cui si era perdutamente innamorato, suscitando le ire della Magnani. L'irruente attrice romana non si perse d'animo e accettò rabbiosa la proposta della Panaria di girare il film Vulcano di William Dieterle a fianco di Rossano Brazzi. Appena 10 anni di attività che hanno permesso alla casa di produzione di ritagliarsi uno spazio importante nel cinema mondiale. Ma sono soprattutto i documentari, come Cacciatori sottomarini, che hanno suscitato un grande interesse naturalistico e turistico nei confronti delle isole Eolie, spingendo molti viaggiatori europei e americani a scoprire per la prima volta le perle del Mediterraneo. Anche per questo la Panaria Film meriterebbe di tanto in tanto di essere ricordata.